Buongiorno. Opla. Abbiamo. Ok, sistemiamo il telefono. Siamo qui io e le mie luci, sempre da stadio. Vediamo se arriva qualcuno. Intanto mi giro il caffè. Come al solito io vedo tutto buio, non so se si vede bene. Ciao, che state arrivando? Perfetto. Ditemi se si vede bene, perché io con queste luci vedo sempre tutto buio. Buongiorno, eccoci qua. Oggi facciamo un live veloce, questo lo si fa veramente in un quarto d'ora, quindi velocissimo. Buongiorno, eccoci qua. Non ho neanche ristampato la foto, vi faccio proprio solo vedere come l'ho assemblato, poi mi stamperò una foto da mettere lì. Buongiorno, buon sabato, spero di avere tutto. Mi sa che mi manca la Nuvo. Ma la recuperiamo dopo oppure usiamo il biadesivo, adesso vediamo. Come al solito il sabato ho ancora meno cose a disposizione del solito perché facciamo i corsi, quindi in realtà sbaracco e riapparecchio nella pausa pranzo, si vede benissimo, va bene, perfetto. Perché io vedo tutto come se fosse buio perché ho queste luci importanti qua davanti, guardate. Voilà. Non riesco neanche a farvelo vedere, ma si vede il bagliore. Allora, buon pomeriggio. Hola, perfetto. Karen, ma vi siete già trasferiti voi? Mi sono persa dei pezzi, forse. Ok. Allora, adesso prendiamo il caffè e poi vi faccio vedere. Questo lo è fatto con, a parte un foglio che è della Simple Stories della vecchia collezione IM, è fatto tutto con delle carte della Pretty Little Studio, che è un brand americano. Che ci piace molto. Adesso ho visto la nuova release, appena ho qualche indicazione in più, magari facciamo il preordine perché è bellissima. In attesa anche di Cocoa Vanilla che dovrebbe arrivare intorno a metà settembre, bellissima anche quella collezione lì. Tutto a tema zucche, sì, Cristina, assolutamente. Il mini corso del prossimo sabato sarà assolutissimamente a tema autunnale. D'altro canto, domani è il 1º settembre, per me si sente già profumo d'autunno, come dire. Oggi o domani a trovarti, va bene, perfetto, ti aspetto. Dalla spiaggia, io sono qua che penso alla copertina, al pumpkin spice, alle tisane. Allora, le mezze stagioni sono le mie stagioni preferite. Tra la primavera e l'autunno, sicuramente vince l'autunno di un sacco di lunghezze. L'estate, quest'anno poi è stato veramente troppo caldo. Magari domani pumpkin spice. Domani facciamo il low dei My 12 Tales di agosto. E poi vediamo, cercherò di fare un po' più di video questa settimana perché nella scorsa sono stata un po' latitante, ma con gli arrivi e tutto ho fatto veramente un pochino fatica. Ma adesso cerchiamo di recuperare, cerchiamo di entrare in pieno mood. Allora, stamattina mi prendevano in giro perché i miei appunti per il corso erano questi. Adesso ve li traduco. Allora, prendiamo questo caffè. Non ho fatto in tempo a scriverli diversamente, ma hanno fatto il loro lavoro questi geroglifici scritti qui così. Vabbè, allora, adesso bevo il caffè e poi iniziamo. Allora, il caffè ha ancora un che di ustionante, quindi vediamo un attimo. Abbiamo come base un foglio di Tommaso. Dal temporale, caspita, no, qui per ora niente. Giova Party, immagino. Allora, poi abbiamo ancora un pezzettino sempre di Extra White di Tommaso per fare le timbrate e i sentiment. Poi abbiamo della collezione IM, dovrei averne ancora un po' di fogli, il Simply Me, appunti artistici, sì, assolutamente. Poi abbiamo queste carte della collezione di Pretty Pink Posh, scusate, Pretty Pink Posh, sto straparlando, di Pretty Little Studio, la collezione Savannah Dreams. Mica forma, assolutamente sono d'accordo. E sono 2, 4, 5 fogli. È bellissima questa collezione. C'era anche la carta con le casette che mi sarebbe tanto piaciuto infilare nell'ombra, ma non ho trovato modo di infilarlo. Quindi, tra poco farò qualche progetto anche con quella. Allora, di queste 5 carte me ne basta mezzo foglio. E anche di questa in realtà me ne basta mezzo foglio perché andremo a ritagliare i bouquet di fiorellini. Allora. È un semplicissimo gioco di strati, ok? Che potete fare con queste carte o con qualsiasi altra carta che vi occorra. Vi servono queste carte qui. Io ho usato ancora in più dei jewels,
dello spago di Utah, quello della Vessen, questo qui è quello grigio. Questo timbro della Florilège che dovrei avere qua, che si chiama Petit Parenthèse, vediamo se riusciamo a farlo mettere a fuoco. Voilà, Petit Parenthèse. Quanti quintali? Tanti. Ne compro veramente tantissimi alla volta. Questo qui è il punch dei tab della Vessen e tutti i sentiment in questo layout qui sono quelli delle plancette di Maxwell Tace. Questo qui in particolare, se non erro, è quello dell'ultimo, è tutto dell'ultimo set che è quello del kit di agosto. Allora, beviamo ancora questo. Così il caffè è andato. Magari mi sveglio. Allora, mettiamo un secondo via questa striscia qui e il cartoncino bianco. Partiamo da quello che è il cartoncino che sarà più in superficie, quindi più in evidenza, che è quello che sta proprio sotto la foto. Di questo devo tagliarne una striscia da 3 pollici. Questa carta qui, e solo questa carta qui, non so come mai, è un po' più di 12 pollici. Quindi in realtà dobbiamo rifilarla. Da questo lato, quindi dicevamo 3 pollici, così, e sarà la parte che mi servirà per la parte sopra. Da questa qui con i cuoricini ne taglio una striscia da 4 pollici, quindi circa 10 centimetri. Poi questa qui, che è quella con i fiori, Savannah Dreams, ne taglio. Mi serve tutta in realtà, quindi taglio solo la fascetta fucsia e una volta che ho tolto la fascetta la divido in due, quindi mi diventerà un 3 pollici e un 3 pollici. Ok, poi abbiamo questa qui con i pois. Questa con i pois me ne serve. Allora, praticamente due fascette da 1,5 pollici e 1,5 pollici. E poi di questo me ne servirà un altro pezzo, quindi in realtà di questo ne serve un foglio intero, per fare la mattatura della foto, salvo che io la mattatura della foto non la voglia fare di un altro colore. Allora, adesso vi faccio vedere quanto è semplice in realtà assemblare il tutto. Quando l'ho fatto fare nel corso stamattina ho consigliato di procedere in questo modo. Partiamo da quello che vogliamo che sia più in evidenza e costruiamo poi il layer indietro. Io questo voglio che sia un pochino più in basso, questi due saranno uno così e uno così. Questo qui si vedrà un po' di più, ma poi lo incollerò così. E poi queste due fasce andranno una sopra e una sotto. Io ho tenuto la composizione un po' più decentrata verso il basso, quindi spostata un pochino di più verso il basso. Una cosa così, e questo è il mio lo, è la base del mio lo. Stamattina, per esempio, Gianmaria ha usato questa, no, non questa coi cuori, questa qui al contrario. Guardate come cambia tantissimo solo cambiando l'abbinamento. Vedete? Magari questa la lasciamo così per cambiarlo rispetto a quello che avevo già fatto. Iniziamo ad incollare. Allora, inizio da questo qui in basso. Adesso fatemi vedere, dovrei avere qua il biadesivo a rullo. Ok. E iniziamo e lo metto qui. Poi incollo questo. Vedi sfocato? A me a vedere da cellulare sembra che vada tutto bene, però ditemelo perché magari è un problema di connessione. Questo lo incolliamo così, poi iniziamo a fare questo tipo di ragionamento, 2, 2 e questo qua qui sopra. Iniziamo ad incollare lui. Si potrebbero prendere le misure, si potrebbe fare come sto facendo io assolutamente a caso, poi se non è particolarmente dritto è pace. Così.
È un po' più alto forse di quello che avevo fatto inizialmente, ma va bene. Queste carte sono le carte della collezione Savannah Dreams dell'azienda Pretty Little Studio, che è un'azienda che ci piace molto. Adesso ho visto l'ultima collezione che hanno fatto, l'ultima release, mi è piaciuta tantissimo e penso che faremo il preordine. Le carte sono molto belle, lei è un'azienda piccola piccola piccola, fa tutto da sola, mi piace molto. Voilà, ci vediamo tra un po', perfetto. Ok, e questo lo attacchiamo sopra, possibilmente per non turbare nessun animo, con le scritte dalla parte giusta. Dicevo che c'è anche una carta con le casette di questa stessa collezione che è meravigliosa. Rispetto al layout che ho fatto per il corso, questa qui, che è la carta con i fiori, l'ho girata al contrario, che ha questo fucsia che è bellissimo. Allora, adesso prima di fare altro mi serve il nastro di juta, aspettate. Eccolo qua. Questo è della Vaessen. Ne prendiamo un pezzetto, io di solito faccio così. Mi prendo il bandolo qui, bello lungo, faccio, senza rovesciare il caffè, Clelia, stai buona, due giri. Con il cavalletto davanti, ok, due giri, ok, e potrei pensare di incrociarlo così, lo tiro e voilà. Adesso lo taglio, poi accorcerò i lembi così come mi servono. E adesso, in realtà, per fare un po' l'effetto stretto qui, io lo prendo sotto, quindi lo annodo in questo modo e poi questi li apro così, tanto questa parte qui sarà coperta dalla foto. Ok, e qua faccio un secondo nodo per fermarli. Questi li accorcio un pochino e poi li fermerò con una timbrata, con una taghina che faremo. Adesso poi vi faccio vedere. Allora, questo va così. Quindi questa qui è la base dell'O. Semplice, semplice. Ora, gli abbellimenti. Dobbiamo ritagliare i fiori da qui e da qui. Riarrotoliamo questo intanto, che poi ci serve per il corso. Vediamo se qui ho le mie forbicine, perché negli spostamenti per il corso potrei, eccole qua, voilà. Ritagliamo. Allora, questa qui è la carta Simply Me della collezione Simple Stories. Ci ritagliamo un po' di fiori e un po' di foglie. Ci serviranno come elementi decorativi. Questo lo è fatto veramente con poco, se ci pensate. Sono ritagli di carte, potete farlo con degli scarti della stessa collezione che comunque si abbinino bene, ed è veramente velocissimo. Quando dovete regalarlo, quando volete fare memoria ma non avete tempo, bisogna sempre trovarlo il tempo per fare memoria, però combattiamo tutti contro gli orologi, che non è che siano proprio esattamente dalla nostra parte. Quindi se troviamo metodi per fare le cose più in fretta, meglio ancora. E che poi non è vero che le cose belle devono per forza richiedere tanto tempo. Chi l'ha detto? È un preconcetto che ci facciamo un po' tutti, secondo me. Poi qui tagliamo così. Così. Sabato prossimo faremo un mini, già sull'autunno. Ormai mi è partito l'embolo dell'autunno. Facciamocene tutti una ragione. Voilà. Tanto so che siete con me su questa cosa, quindi a giudicare da come sono state spazzolate via tutte le collezioni autunnali della Simple Stories, direi che assolutamente sfondo delle porte aperte. Vero? Tagliamo anche questi, mi taglio anche questi fiorellini qua, tia il più scuri. Allora, queste forbicine piccole adesso sono sold out. Sto sempre aspettando che ritornino, è sempre drammatico trovarle perché ogni volta che vengono riassortite poi vanno via come niente. Sono effettivamente comodissime, io mi trovo molto bene a tagliare anche con quelle un pochino più grandi, quelle da 7 pollici, queste sono quelle da 5, è questione di abitudine in realtà,
con queste ovviamente si riesce a maneggiarle molto più facilmente. C'è da dire che sono talmente flessibili questi manici che è un piacere. Io non amavo tanto ritagliare, poi qualcuno mi ha fatto iniziare, Marinella Monte mi ha fatto iniziare ed è stata la fine. Tac, tagliamo questi due fiorellini qui. Non mi preoccupo, come vedete, mai di essere particolarmente precisa. Ah, invece guarda che se inizi sarà poi la fine, nel senso che ti prende il trip e finisci come me, vedi tu, nel senso, io purtroppo condanno le clienti a momenti di ritaglio selvaggio, però devo dire che qualcuno effettivamente lo trova veramente molto rilassante, quindi quantomeno mi sento meno in colpa. Sì, le collezioni della Simple Stories le sto già riordinando, adesso ci sono i preordini aperti per i kit e in realtà le cose esaurite sono ancora tutte prenotabili. Se tutto va bene, spero proprio perché devo ordinare delle cose che mi serviranno per l'album di questo sabato, dovrebbe rientrare tutto in settimana. Quindi se volete ordinate pure e poi appena arriva smistiamo tutto come sempre. Oh, guarda, una volta che inizi in realtà è veramente molto rilassante e apre un sacco di possibilità rispetto all'utilizzo dei materiali che abbiamo in casa. Le carte a volte pensiamo che siano troppo belle per essere ritagliate, invece vanno tagliate, vanno strappate, vanno usate, non bisogna tenere lì nei cassetti, dopo un po' non ci piacciono più, vanno usate, come tutte le cose nella vita, tenere le cose nel cassetto non è che abbia molto senso, no? Un po' per tutto, a maggior ragione per le carte che dovrebbero essere lì per farci... per essere un nostro strumento, no? Per farci divertire, per farci creare qualcosa di bello. Lo dice una che ha tipo 42 pad di quando non aveva il negozio chiusi nei cassetti, però adesso mi sto abituando a usarle le carte, a tagliarle, strapparle senza tanti problemi. Ok, e questi sono a posto. Poi mi servono, se riesco, voilà. Mi servono un paio di questi fogli qui. Questi fiori, scusatemi, adesso li ritagliamo, questi fucsia, questi prenderò questi qua più grandi, sì, qualcuna anch'io ce l'ho doppia, però in realtà cerco di usarle, perché poi tanto l'industria del papercraft ci regala sempre cose nuove che vogliamo usare. E se io ho ancora una scorta indicibile di quelle vecchie, va a finire che quelle nuove non me le posso comprare, perché voglio usare quelle vecchie. E allora io uso tutto. Così. Così ho la scusa per comprare. Vabbè, io come scusa per comprare comunque vi batto tutte perché mi sono fatta un negozio, quindi cioè direi che come scusa sto più avanti rispetto agli altri, ma di tanto, eh? Così per dire. Togliamo anche questo. Così. Ok. Ritagliamo anche questo. Allora, qui ho un petalo che è tagliato così, ma io lo risagomo ed è a posto. Io vinco facile, sì sì sì, mi sono costruita una scusa veramente geniale per comprare. Quasi da malata di mente, direi, però vabbè. Tac. Così. No, non mi servono adesso i sotterfugi, adesso che ho un negozio. Prima, insomma. Però adesso ho imparato ad usarle le cose, non lascio più le cose chiuse nei cassetti. Le uso. Nei live, nei corsi, nei make and take. Ok, allora. Questi ce li mettiamo tutti qui.
La foto che io ho messo in questo layout è un 10x10, quindi mi serve una mattatura che sia 11x11. Prima di ancora di tagliare la mattatura, mi faccio la timbrata con il timbro in legno della Florilège su questa carta patterned. La faccio adesso, la lascio asciugare un po', perché queste carte qui sono un pochino lucidine, quindi in realtà ci mette un po' ad asciugare. Allora, per evitare di fare sbavature o cose strane, faccio che farlo subito. E lo lascio lì un attimo. Ok, adesso prendo l'altro pezzo di carta pattern e mi taglio un 10x15. Taglio subito una striscia da 10 e faccio da 10, devo farla da 11. Va bene, io userò la foto 9x9. Va bene lo stesso. Lo sta già, ma in realtà anche il VersaFine poi si asciuga, ci va solo un pelino più di tempo, solo quello. Allora, la mia foto andrà posizionata qui. Dato che ho lo spago, la vado a spessorare. Adesso lo prendo, l'ho spessorato, così da permettermi di darle un pochino di stabilità. Sto lontana dai bordi perché infilerò le decorazioni sotto. Per esempio, qui ci sarà la mia foto. Diciamo qui, ok? E io andrò poi a mettere le mie decorazioni in questo modo. Non essendo stata troppo a ridosso con il biadesivo, mi permette di infilarlo sotto tranquillamente. E adesso decido come inserire le mie decorazioni, molto semplicemente. Questo giallo di questi fiori si sposa benissimo e poi metterò un paio di questi fiorellini. Non tanti, voilà. Potrebbe in realtà già essere sufficiente così. Allora, intanto questi li incollo. Vediamo se questa colla nuvo è operativa. Direi di sì. Incolliamo. Non li appiattisco, li lascio un pochino curvi. Questo nastro spessorato è quello della Scotch, cioè sia il rotolino più piccolo che il rotolo grande da 37 metri, una cosa del genere. Io ho quello grande perché comunque ne uso veramente tanto, però ci sono anche i rotolini più sottili che sono perfetti. Così, questo lo mettiamo qui, un po' più giù, così. Questo qui sotto. Questo qui e questo qui. Allora, vediamo se intanto questo si è asciugato. Sì, direi di sì, lo ritaglio. Così. Perfetto, allora questo qui adesso ho bisogno di spessorarlo. Metto anche un briciolino di colla perché questa parte qui mi terrà fermo i due lembi del mio nastro in questo modo. Adesso questo fiore, dato che ci sono, lo sposto un pochino. Così. Tengo premuto un secondo e lui sta fermo lì. Adesso per le decorazioni che io ho pensato, in realtà mi serve il punch, questo qui, della Vessel, da cui mi puncio un mezzo tab da questo qui con i cuoricini. Facciamo così. Non l'ho tagliato, vero? Ecco qua. Allora, me ne serve metà in realtà. Questo qui una volta piegato diventa. Vabbè, potrei anche metterlo intero. Lo taglio, preferisco. Prendo però la taglierina. E così fa meno spessore. Così.
questo lo incollo qua. Poi mi farò tutti i sentiment da inserire. Io avevo nel mio anche ritagliato uno di questi cuoricini. Così, prendiamo questo centrale. E ritagliamo questo qui. Così, e lo attacchiamo qua. Lo rifilo magari un pochino perché mi è venuto veramente storto. Ok, e lo attacco lì. Qua. Poi, sempre con questo punch, adesso ce l'ho di là la carta, adesso la prendo. Facciamo una punciata da questo Basil. Questo è il Basil Rain, che è il colore che secondo me meglio si sposava con questo abbinamento di carte. Ok, mettiamo lì. Allora, questo adesso noi lo pieghiamo e lo incolliamo qui. A cavallo di quella che è la parte che sarà la mattatura della foto, che io adesso non ho ristampato, ma era giusto per farvi vedere come veniva fatto questo. E lo teniamo fermo un secondo. Potrebbe sembrare che io avessi buttato, che io abbia buttato quei fiori. No, li ho mandati in paradiso. Ok, quindi adesso non mi rimane che scegliere i sentiment, perché il lo praticamente è fatto. Devo solo... Le faccio adesso, così intanto magari si asciuga. No, le facciamo alla fine perché Clelia poi è capace... Oh, mi si è rotto. Poi è capace assolutamente di rovinarlo in un nanosecondo. Quindi, scegliamo i sentiment. Io per il mio ho usato la plancetta dei timbri dei My 12 Tales di agosto. Questi. Allora, spostiamo un secondo questo e prendiamo la fascetta di cartoncino di Tommaso bianco che avevamo prima. Eccola qua. Il paradiso dei ritagli, certo. Allora, prendiamo una platform. Così. Mettiamo qui il nostro cartoncino. Io il mio l'ho fatto in inglese. Potrei usare... Bah sì, usiamo sempre gli stessi, così. One day at a time. E lo mettiamo qui. Usiamo sempre il VersaFine. Perfetto, adesso mi cerco le salviette, con queste luci non vedo niente, ma sono laggiù. Eccomi qua, così lo pulisco. Ok, poi mi servono 1, 2, 3 piccoli sentiment da ritagliare. Adesso vi dico, io ho usato... No rush to enjoy the small things e lo timbriamo. Guarda, io faccio già che timbrarlo qui, così poi ce lo ritagliamo. Questo. Poi ho usato to remember each step of the way, per ricordare ogni passo del cammino, lo mettiamo qui. E poi ho usato un each day, che è qua. Ma è per il tappo i cuori al contrario. L'ho messo al contrario. Ah, l'ho messo al contrario. Vabbè. Tanto adesso ci mettiamo il... Hai ragione. Tanto adesso ci mettiamo sul sentiment. Non si vedrà su. Cioè, quasi. Nel senso, spero che Patrizia non mi stia guardando. Dobbiamo lavorare comunque su questo disturbo ossessivo compulsivo, eh. Allora. Io provo a mettere in terapia le clienti quando vengono qua, ma cantano la maggior parte delle volte. Quindi non è che siano più collaborative. Tutta a posto. Allora mettiamo via queste. Così. Così e così. E adesso con la taglierina. Allora, la platform la mettiamo qui, tanto ci serve dopo. Con la taglierina mi taglio questi pezzetti qua. Allora, questo. Allora,
così, poi facciamo tagliarlo così. Poi abbiamo questo. Così, e poi prendiamo questo each day. Un po' più giù, così e così. E adesso me li ritaglio. Tu non canti, Gianmaria, no. No, tu non canti. Sei un'associazione a delinquere lo stesso con quell'altra, eh. Però... Ok, poi questi qui li posso mettere via. Ritagliamo anche questo. Mi sono persa l'each day. Veramente? Ho perso l'each day. Piccolino, vabbè, piuttosto me lo ritimbro. L'avrò buttato? No. Sono stata punita per quello che ho detto? Deve essere questo qui. Eccolo qua. Un angelo, vabbè. Non dico niente col GN, niente. Allora, mettiamo questa un secondo qui e prendiamo il logo. Scusate, ho spostato il piedistallo. Allora, qui facciamo il bannerino a mano. Così. Ok, e questo calunnie, sentilo l'altro. Allora, questo qui lo mettiamo qua. Mettiamo un pezzettino di spessorato qui sotto. Proprio sulla parte bassa, perché la parte alta appoggia già su questo che è spessorato. Così. Poi abbiamo each day che è impreso e incollato su questa timbrata. Così. Aspettate che intanto mettiamo via questi. Ok, poi abbiamo to remember each step of the way che mettiamo qui sul tab. E no rush to enjoy the small things sul tab che dobbiamo coprire perché hai cuori al contrario. Patrizia tanto non ci starà più guardando, quindi va bene così. Ah no, guarda, ho appoggiato il timbro. No, ritagliamo un altro fiore e lo mettiamo lì. Ho appoggiato il timbro sporco, guardate lì. Ma noi non è che ci facciamo prendere tanto dallo sconforto. Prendiamo un fiore, lo ritagliamo. Usiamo questa parte piatta, adesso vi faccio vedere, ok, usiamo questa parte piatta qua così, no, così si vede, quindi lo usiamo così. Oh sì, fossero questi i problemi, poi lì ci facciamo due macchie e siamo a posto. Io ancora qui sotto ho timbrato direttamente qui. E ho timbrato una frasetta che dice you can face just about anything, che vuol dire puoi affrontare qualsiasi cosa. E adesso ho un set di timbri da ripristinare che si è tutto staccato. Allora, vediamo un po', eccola qua. Questo me lo vedrete usare anche domani perché lo useremo per il low. You can face just about anything. Per questo prendiamo un blocchetto di acrilico, adesso lo prendo. E lo timbriamo direttamente qui sotto, a filo. Non è dritta. Ok. You can face just anything. Ok. Perfetto.
togliamo e mettiamo via. Ora, le ultime due cose che faccio, chiudiamo la Nuvo, metto qualche jewel, questi sono i jewels della Nuvo che dovrebbero arrivarmi adesso in settimana, se insomma spedizioni permettendo. Prendiamo la katana che era qui, era, ah eccola qua, la Nuvo l'abbiamo chiusa ma in realtà ci serve ancora. E mettiamo un paio di jewels nel centro dei fiori. Me li metto qui. Tac. Metto un goccino di colla e lo posiziono lì, tanto poi la Nuvo diventa completamente trasparente. Di questi più grandi ne spargo qualcuno in giro. Questi più piccoli li dedico ai centri dei fiori. Voilà, ancora uno lì. Per esempio questo. Lo mettiamo qui. E anche questo piccinino gli troviamo una collocazione qui. Ok, adesso non mi resta che fare le goccine. Io ho usato il Notte di Tommaso per fare le macchie, rimane molto scuro, ma è uno scuro decisamente in tinta con queste carte, quindi perfetto. Chissà perché non riuscivo a chiudere. Boh. Ok. Prendiamo direttamente l'erogatore. Con buona pace sono macchie, vanno dove vogliono. Basta. Sbiriluccicano tantissimo questi jewels. Uno mi è caduto. Da dove sei uscito tu? Ah, forse non era stato incollato. Ah, rimediamo subito, prendiamo un po' di Nuvo e lo mettiamo qui. Questi sono grandi, si riescono a prendere anche senza katana. Ok, e questo è il mini corso di oggi. Facile, veloce, con pochi materiali. Potete farlo con qualsiasi collezione di carta, in realtà, che vi piaccia. Una foto 10x10, ma oggi ne hanno usata anche 15x15, quindi in realtà va bene un po' la foto che avete. I miei favolosi appunti sulle misure sono assolutamente inutili, una volta che decidete le carte che vi piacciono, decidete voi gli spessori che devono avere. Voilà. E questo è quanto. Sì, è molto colorato, molto estivo, questo è quello che abbiamo fatto adesso e questo qui è quello che invece ho presentato per il mini corso. Sabato prossimo, domani lo preparo, faremo un mini piccolissimo sull'autunno, perché ormai, ve l'ho detto, sono già entrata assolutamente in modalità Pumpkin Spice, quindi prima di sentirmi cantare Jingle Bells da qui a fine anno, passiamo dalla fase zucche. Cosa ci vogliamo fare? Che dirvi? Domani mattina ci vediamo intorno alle 9:30 per il low dei My 12 Tales. E poi che altro? Niente, buon pomeriggio, buon sabato. Ciao ciao!